Presentazione di Amarcord, forse il film di Fellini preferito dai romagnoli, però un film che ha avuto un successo internazionale, dire che parla di Romagna e Rimini. Come mai secondo lei? È una cosa che ha iniziato un'epoca, infatti parla della Romagna, ma parla della Romagna con un respiro universale e non è il solo, è il primo che ha messo la Romagna al centro dell'universo, poi ha seguito Torino Guerra o in concomitanza con Torino Guerra, ma soprattutto ultimamente con Raffaello Baldini, la Romagna nel mondo. Ecco, quanto è attuale questo film sotto il profilo dell'attaccamento al territorio, alla Romagna? Insomma, quanto i romagnoli oggi ci si possono riconoscere? Guarda, io l'ho rivisto di recente ed è godibile ogni volta che si rivede, sinceramente, e credo che sia l'unica opera d'arte prima di Raffaello Baldini che ponga al centro di una cosa così universale dell'animo umano la Romagna. Tutti i territori italiani hanno una grande tradizione, per esempio i napoletani, i siciliani, il romanesco, manca la Romagna e non mancava fino a che non è venuto fuori Federico Fellini. Sognando con Fellini, quale ruolo le sarebbe piaciuto interpretare da romagnolo in Amarcord? Il padre di Tit, credo, è un personaggio splendido, straordinario. Ecco il cappello del Cavalier Biondi, andato al cinema ieri. Senti qui che punta, ma cos'è? Lo sai chi è stato? Quel lazzarone camorra di tuo figlio si è messo a pisciare da una galleria e sotto c'era il Cavalier Biondi. Tre scudi ho dovuto Sono dare. Sono sicura che tre non scudi. È stato lui, ma quei delinquenti dei suoi compagni, ecco. Tutte le volte così! Invece il nonno era spaventato da un possibile paradiso così nebbioso. Invece se, per i romagnoli come dovrebbe essere il paradiso? No, lui infatti il paradiso non so bene, ma credo che la morte sia la cosa che terrorizza. Noi siamo dei tragici, noi romagnoli, e quando questo vecchio esce e vede la nebbia tutto attorno e dice sarebbe questa la morte, Tomove? Sparito tutto. La gente, gli alberi, gli uccellini per aria, il vino. Che cool! Per chiudere, abbiamo bisogno di un Rex, noi romagnoli. Manca il Rex o manca l'attenzione per trovarlo? Abbiamo bisogno del Rex, ma del Rex di Fellini, che è realistico ma soprattutto onirico, cioè una realtà inventata ma sulla base di una realtà vera, che poi è la base della vita, che si completa con il sogno.